stata protagonista dell'ultimo Grande Fratello e da appena poche settimane è uscita nelle librerie con un libro che racconta la sua vita. Sul fanpage c'è Valentina Azzardi. Ciao Valentina. Ciao a tutti. Allora Valentina, che cos'è che ti ha spinto a scrivere il tuo libro? Perché chiaramente per quanto riguarda appunto la mia esperienza nel Grande Fratello, in realtà ho parlato come si può parlare con qualche amico di un'esperienza, poi in realtà in onda non è sempre andato tutto quanto e io stessa non ho potuto raccontare magari nei dettagli alcune cose. Nella casa, cioè io ne ho parlato comunque con delle persone che ho imparato a conoscere lì, poi diciamo io non volevo esibirmi, diciamo, e in qualche modo puntare su questa cosa, quindi magari toccare determinati punti, anche magari particolarmente difficili, sembrava in qualche modo un po' volerci marciare su. In realtà io ho pensato che quella fosse un'esperienza dove comunque io non raccontavo, ma dimostravo quanto appunto conduco una vita assolutamente normale, mi Normale. rapporto alle persone normalmente e che le persone si rapportano a me normalmente. Sicuramente quello è stato un fattore magari in più per gli autori, per scegliermi, però sinceramente se di una cosa sono orgogliosa più di ogni altra è proprio quella di non averci mai e poi mai marciato su. Se fossi stato, se ci avessi marciato su, magari le cose sarebbero poi sai, anche andate diversamente, ma io sono felicissima del mio percorso sotto questo punto di vista. Della dinamica dell'incidente hai raccontato quasi tutto, praticamente tutto. Quello che mi chiedevo è, quando ti svegli dal coma e realizzi che è cambiato davvero tutto, quali sono i sentimenti? I sentimenti sono molteplici e poi sono, voglio dire, altalenanti, poi per molto tempo. Ma onestamente l'ho affrontata meglio nel momento del risveglio che poi successivamente, cioè la fase poi più dura è ritornare alla propria vita, cioè rientrare in casa. Cioè quando poi tocchi la tua realtà, vedi che non ti più riesci più a muovere nello stesso modo, ti guardi allo specchio, cosa che in ospedale non succede. Lì quelli sono i momenti difficili. Però ho reagito, cioè su questo ho reagito subito. Ti arrabbi, piangi, urli e in qualche modo ti rendi conto che comunque l'importante è comunque non arrendersi, non, come dico sempre, non sprecare questo grande dono prezioso che è la vita. Tu prima mi hai detto che quando sei tornato a casa dopo l'incidente, hai dovuto, la parte difficile è stata quella di dover imparare a fare tutto quanto da capo. Qual è il momento più complesso che ricordi? Ma diciamo, io poi ero completamente destra, quindi con la sinistra veramente mettevo a malapena lo smalto sulla destra e nulla di più, ecco. E quindi veramente come ti trovi con la manualità di un bimbo dell'asilo, quindi effettivamente qualsiasi cosa diventa molto molto difficile. Poi l'istinto, ecco, diciamo la cosa più frustrante è quando in qualche modo ti cadono le cose e tu non riesci a prenderle perché l'istinto ti viene da raccoglierle con l'altro, con entrambe, invece non puoi, quindi quelli sono momenti sicuramente molto, molto frustranti. E poi scrivere è stata la cosa sicuramente più difficile. Come dico sempre, ne sono volati di block note, penne, Frustrazioni, ovvio, certo. fogli bagnati dalle lacrime, ma voglio dire, sono sfide. Valentina, prima dell'incidente facevi la modella. Hai fatto altri casting dopo? Oppure hai preferito evitare per un periodo perché temevi una sorta di discriminazione da parte degli esaminatori? No, allora subito no, io ho proprio cambiato totalmente, diciamo, mete. In realtà, appena era successo, io avevo avuto molte proposte, in realtà, ed erano prettamente soltanto per questo. Quindi torniamo un po' al discorso, sai, Ah, avevi avuto di le quello che mi proposte facevi forse prima, sì, però proprio erano proprio legate a sì.
E per me quello era veramente un mercificare il mio dolore, e quello io non l'ho mai permesso. C'erano state più trasmissioni che erano interessate ad avermi ospite per raccontare quello che era accaduto, però io quello lo trovavo veramente fine a se stesso, non, veramente non mercificare, svendere in qualche modo il mio dolore, questo non l'ho mai fatto, e Personale, quindi che perché può servire, sì. il racconto in TV no e il GF sì? Perché raccontarlo è una cosa, dimostrarlo è un'altra. Io ti faccio vedere come mi allaccio le scarpe, io ti faccio vedere che mi leggo i capelli, che mi cucino, che stiro, faccio le faccende di casa come chiunque altro. Di che cosa ti occupi oggi a 360 gradi a qualche mese dalla fine del Grande Fratello? Ma no, io adesso sono ancora in aspettativa con il mio lavoro, quindi appunto Prima passione. ho avuto. Sono un'impiegata dell'ASL, lavoro in ospedale. Ok, e sei ancora in aspettativa, non hai ancora ripreso? Sì, avevo l'aspettativa di un anno, quindi sì, adesso è L'aspettativa ancora in finisce? questa fase. Quando finirà? È a febbraio, però probabilmente poi rientro prima, Ah, non quindi dici se vuoi rientrare al lavoro, non vuoi adesso lasciare il vediamo. Ma tuo lavoro, sì. nonostante, insomma, per imboccare una carriera diversa? No, perché non è quella la mia aspirazione. Valentina, Andrea è il nuovo tronista, Andrea Sì. Serioli. Secondo te è a uomini e donne che troverà la donna della sua vita? Sì, credo di sì. Poi lui è uno che realmente non ha filtri, e quindi poi è Non ha uno che, filtri. diciamo, ecco, se perde un pochino la brocca. Per una ragazza sicuramente ne fa follie. E, comunque sì, no, io lo sento spesso, mi racconta, e lui ha tutte assolutamente le intenzioni di viversi questa esperienza in modo totale, pulita, e quindi di veramente cercare questa fidanzata. Allora, d'accordo, Valentina, intanto io ti ringrazio per esserti raccontata su fanpage. Perfetto, un bacione grande a tutti, Ciao, a grazie. presto.